Benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi vedremo come si fa a fare il mounting, cioè in italiano a montare un file ISO nel sistema. In particolare noi usiamo Linux Xubuntu. Il file ISO è quel file che può essere utilizzato per masterizzare ad esempio un CD o un DVD, diciamo la versione smaterializzata di un CD o di un DVD di plastica. Noi abbiamo scaricato il file che serve per installare nei computer Xubuntu 19.04. Vedete, ce l'abbiamo qui all'interno della scrivania, e se lo masterizziamo in un DVD di plastica, poi lo possiamo installare in un vecchio computer che per esempio non riesce a partire dalla pennetta. Allora, come fare il mounting? Come fare per vedere che cosa c'è dentro questo file? Noi abbiamo trovato un programmino molto carino che si chiama Furious ISO Mount e andiamo ad installarlo. Semplicemente si va nel terminale di Linux e si scrive il comando super user sudo. E poi si fa apt, sarebbe aptitude il programma che serve per installare, get e install, e scriviamo Furious ISO Mount. È scritto proprio così questo programma. Quindi questo comando dà, diciamo, i privilegi da super user e poi scarica ed installa il programma Furious ISO Mount. Questo è il comando da fare a terminale. Siccome abbiamo chiesto questo privilegio, bisogna dare la password del nostro sistema. Scriviamo la password, facciamo invio. Ed ecco che piano piano va a verificare se c'è nella lista dei programmi, diciamo, ufficiali, perché Furious ISO Mount è stato inserito nella lista dei programmi ufficiali di Ubuntu e da terminale piano piano si installa. Vedete, l'ha installato. Noi poi possiamo andare a trovarlo scrivendo qui nella funzione di ricerca semplicemente Furious, lo lanciamo ed ecco che è un programmino molto semplice. Vedete, ci dice scegli immagini e noi possiamo fare esplora, andiamo nella scrivania e troviamo il nostro Xubuntu 19.04, significa la versione del quarto mese del 2019. E è fatto per i computer che sono a 64 bit, vedete, AMD 64. Facciamo apri. Vedete che questo programmino segna di aver, diciamo, preso in carico questo file ISO. Possiamo fare con il pulsante monta, semplicissimo. E dopo averlo montato, vedete, appare in questo pannellino. Se noi andiamo all'interno delle nostre risorse, vedete, lo troviamo come se fosse, diciamo, un DVD fisico, come se fosse stato inserito un DVD di plastica all'interno del nostro computer. Invece abbiamo fatto il mounting di un file ISO tramite un programma come Furious ISO Mount. A questo punto noi possiamo esplorare, vedete, il contenuto di questo file ISO, e possiamo vedere anche il file MD5 SAM, che sarebbe quel file che ci consente di capire se abbiamo scaricato correttamente questo file, perché solitamente questi file sono così lunghi che durante il download può avvenire una qualche corruzione di un qualche pacchetto di dati, e quindi bisogna fare quello che si chiama il checksum, cioè la verifica che questo file sia arrivato nel nostro sistema con le stesse identiche caratteristiche di come è partito dal server dal quale l'abbiamo scaricato. Con questo programmino si può fare semplicemente, basta fare il checksum ed ecco che sta calcolando. Il checksum praticamente è una tecnologia che produce una specie di codice crittografico a svariati bit, che è così complicato, come vedete, da essere univoco, nel senso si fa il checksum del file in partenza, si fa il checksum del file in arrivo. Se questi due codici così complicati sono identici, presumibilmente il file ISO è arrivato in condizioni perfette, sane, cioè non ha subito corruzione. Se dopo aver fatto il checksum con programmi come Furious ISO Mount invece i due codici sono differenti, vuol dire, questa è la maniera per controllare che dopo un lungo download, forse con una connessione molto lenta, il file in arrivo è arrivato corrotto. Ed ecco che questo controllo e il checksum è importante, soprattutto se si devono masterizzare dei file ISO per installare dei nuovi sistemi da fresco. È importante perché se il file ISO del sistema operativo da installare è corrotto, forse probabilmente anche l'installazione del computer da fresco verrà corrotto. Quindi noi abbiamo visto come fare il mounting di un file ISO con Furious ISO Mount, ce lo ritroviamo evidentemente, no, all'interno dell'esplora risorse di Linux, e poi ce lo ritroviamo qui nel programmino con il checksum già fatto per verificare se il file è corrotto o meno. Grazie a tutti per aver visto questo video che finisce qui, e spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.